Oggi ho realizzato per voi la maionese cotta. È una ricetta che ci ha dato la nostra amica ed utentessa del gruppo Facebook Messier Cuisine Connette Plus Italia, Teresa Lillo. La ringraziamo tantissimo perché questa ricetta è veramente eccezionale. Adesso nel video vi mostro tutti gli ingredienti e la ricetta per prepararla. Per preparare la nostra maionese cotta con la ricetta di Teresa Lillo abbiamo bisogno di 2 uova a temperatura ambiente, 12 g di succo di limone, 12 g di aceto di mele, un cucchiaino raso di sale e 350 g di olio di semi di girasole. La prima cosa che facciamo è andare a mettere l'aceto e il limone insieme al cucchiaino raso di sale nel nostro boccale. Adesso, molto velocemente, togliendo il tappo del misurino, impostiamo la velocità 4 senza impostare temperatura, anche se ci dice da questa segnalazione lo mettiamo continua, ed andiamo a versare le uova dal buco del tappo e facciamo andare velocemente. Poi mettiamo il nostro tappo del misurino senza però chiuderlo, semplicemente quindi appoggiandolo, e andiamo a versare l'olio direttamente sul tappo. In questa maniera, vedete, piano piano colerà da sé all'interno del boccale. E una volta che abbiamo finito di versare tutto l'olio, andiamo a portare la velocità a 7. Questo per circa, siamo ad 1 minuto, per un altro minuto circa, finché l'olio sarà ben sceso. Siamo arrivati a 2 minuti, io vado ad interrompere il processo e vi faccio vedere il risultato finale. Ora vado ad aprire il boccale. Vedete, ho già tirato giù aiutandomi con una spatola. Guardate la consistenza della maionese, veramente una consistenza ottima. Adesso ve la metto nel barattolo. Diciamo che questa maionese si può conservare per circa un mese in quanto è cotta e le uova sono così pastorizzate. La metto nel barattolo e vi faccio vedere. Ecco la nostra maionese sia nel barattolo sia in una ciotola. Vi faccio vedere la consistenza. Guardate. Noi ringraziamo la nostra amica Teresa Lillo per questa sua splendida ricetta. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connette Plus Italia. Vi invito a mettere un like a questo video e ad iscrivervi a questo canale YouTube in Cucina con Messier e a seguirmi sul sito www.messierricette.it dove trovate queste ed altre ricette. E buona maionese per tutti!